È Nicolas Sanzione, il nuovo campione mondiale pro WKF K1, dopo aver battuto sabato sera il rumeno Andrei Constantin Bujor per KO alla quarta ripresa nel settimo gala di kickboxing svoltosi nel palasport della città di Andria. La serata di gala ha permesso di vedere all'opera diversi atleti che si sono contesi 7 tra titoli mondiali ed italiani, ben 3 gli andriesi in gara, tutti vincenti, con il giovanissimo Nicola Sanzione, omonimo dell'atleta campione pro, a batter in apertura i punti Francesco Lanza per il titolo World Champions categoria Baby Superfight K1. Secondo match di giornata e secondo successo per il team Sanzione, con Davide Pesce a batter per KO Sabino Matera nella categoria 70 kg del Superfight Muay Thai. Terzo match poi proprio quello di Nicola Sanzione, che ha conquistato il titolo mondiale pro vacante da un anno dopo 4 riprese molto combattute e quasi mai in discussione. Per me vincere il titolo mondiale è una grande sensazione. Per i sacrifici che ho fatto in palestra, grazie al mio maestro, grazie a tutti i ragazzi, ci ottengono sempre risultati. Per il futuro non c'è tempo di riposare, visto che l'11 dicembre lo stesso Nicola Sanzione sarà atteso da un nuovo match a Cerignola. Il prossimo passo sarà l'11 dicembre a Cerignola, per un altro titolo italiano pro di Muay Thai però. Questo è di K1 di Muay Thai. L'intero incontro è stato trasmesso in diretta streaming su Facebook e sul canale 17 del Digitale Terrestre, grazie alla produzione di News24.City.